Allora, questi sono i danni della grandinata del 2 agosto a Torino. In questo caso si tratta di un'Audi nuova, quindi i danni non sono così gravi perché la lamiera è praticamente nuova, quindi flessibile, ha assorbito bene, non è stata temprata dal caldo, dal freddo degli anni lasciando la macchina al sole, quindi questa vettura è lavorabile. Molti bolli bassi che vedete questo bolino qua sarebbero ombrette, in realtà comunque sono bolli che vanno riparati. Ci sono due tecniche per ripararli, una più veloce, una più lenta, i corsi faccio vedere entrambe. Quindi, bolli piccoli, però anche bolli di questa entità. Uso due lampade perché la visualizzazione dei bolli varia da una all'altra. Quindi, dove con una sembrano finiti, con la mia lampada invece risultano molte volte ancora da riparare, quindi li vado a finire con la mia lampada. Quindi questa è la situazione, adesso i montanti sono abbastanza a posto, qui metteremo una ventosa, ripareremo. Parte brutta il cofano, qualche bollo marcato, però nulla di non riparabile. Se avete avuto danni da grandine, adesso siamo a inizio agosto, e vi serve la riparazione, contattatemi perché comunque è ovvio che senza lampada qui io sto inquadrando, senza lampada si vede poco, però dicevo contattatemi perché sono lavorazioni da un giorno, quindi venite la mattina e la sera potete già ritirare la macchina riparata, senza ovviamente bisogno di verniciare. Quindi qua vedete anche questi altri due bolli. Adesso sposto la lampada per farvi vedere. Quindi anche qui. Poi ci vediamo nei prossimi video. Se vi interessa fare i corsi, contattateci. Ci organizziamo, non ci sono grosse difficoltà per erogare i corsi anche in questo periodo. Ovviamente non diventate levabolli in qualche giorno di corso, però capite come si lavora, poi facendo pratica continuate per conto vostro e migliorate e dopo qualche mese riuscite a salvare le vetture. Le vetture intendo bolli un po' più lievi di questi. Quindi macchine tedesche grandinate un po' meno delle altre, quindi grazie al tipo di lamiera utilizzata, la grandine ha fatto dei danni riparabili senza bisogno di riverniciature. Intendo macchine recenti sempre. Anche Kia Hyundai danni lievi, sulle altre vetture, specialmente sulle giapponesi, ho visto danni ingenti. Però giapponesi ho visto soprattutto vetture di qualche anno, quindi non vetture recenti. Ci vediamo nei prossimi video.